1987 nacque un'altra famosissima saga videoludica, sempre sul NES, sempre in Giappone, questa volta non più Konami ma la Squaresoft. La saga in questione è questa, non so se si vede bene. Sì, sto facendo il coatto col gioco originale, me lo sono comprato dall'1 al 9 e me ne vanto. Stiamo parlando di Final Fantasy, appunto. Nel 1987 la Squaresoft non se la stava passando benissimo. Decisero di creare un gioco come se fosse il canto del cigno della compagnia videoludica, perché stava in uno stato di fallimento atroce, tentando di creare una nuova sorta di videogioco, un gioco di ruolo con una mappa vastissima, con gameplay nuovo e una grafica, diciamo, per l'epoca accattivante, insomma. E la storia del primo capitolo è la seguente: il mondo, diciamo, era controllato, regolato da 4 cristalli. Ognuno di esso controllava un elemento: terra, acqua, fuoco e vento. E diciamo tenevano in equilibrio il mondo. Mostri, male ovunque, gente che ammazzava, quelli che te volevano pulivedere al semaforo. Una cartaccia, era un ambiente angusto, diciamo. E per ripristinare l'equilibrio e l'armonia in questo mondo vennero chiamati 4 eroi, i guerrieri della luce, che saremo noi praticamente. E vediamo come viene strutturato il gioco man mano che lo giocheremo. Questa è l'introduzione. Allora, praticamente dobbiamo scegliere classi e nomi dei 4 eroi. Quindi cominciamo per esempio col primo. E mettiamo, dato che Wasabi non è possibile, Wasa. Il secondo scegliamo, e le classi sono, vabbè, guerriero, ladro. Questo sarebbe Monk, praticamente. Il mago rosso, mago bianco e mago nero. Quindi scegliamo il mago nero, che adoro, e gli diamo il nome del mago nero più famoso della saga. Poi un curatore. Anzi no, il mago rosso, e lo chiameremo non ho più pallida idea di come chiamarlo. Lo chiamiamo Rosso, dato che non sarà possibile uscire fuori Ross. E il ladro. E il ladro che lo chiameremo Berla. Ed eccoci qua. Ambiente. Questo è il mondo di gioco, praticamente. E il menu dove c'è la possibilità di utilizzare gli oggetti, le magie e il livello delle magie, le armi, che ancora non ho niente praticamente perché abbiamo cominciato il gioco, armature e la descrizione, lo stato del personaggio. Cominciamo a giocare. RPG Maker adesso è su un altro livello. Ok, il re ci sta aspettando. Grafica abbastanza scarna, però ricordiamoci sempre che è il 1987, eh? E tra l'altro sempre meglio questo gioco degli attuali Final Fantasy. Anzi, per me
dal 10 in poi, escludendo quelli online, perché quelli online comunque sia sono fatti bene, ma 10, 10, 2, 12 e 13, mamma mia che tristezza, sempre meglio questo, giocatevelo. Vabbè, tanto non sarà tanto importante andare avanti nella storia, ma far vedere il gameplay del gioco. Questa è la mappa del mondo. È come ogni gioco di ruolo, c'è l'albergo dove riposare, la taverna, diciamo, il negozio dell'armi, il negozio... Oh, mamma mia, grafica spartanissima. Mamma mia. Compriamo la spada. Poi compriamo... Vabbè, basta. Ah, questo qui per le magie bianche e le magie nere. Oh, diamo il fire. E al mago rosso sleep, come se gli manca una E, però vabbè, va bene lo stesso. E sempre al mago rosso una bella magia di cura curativa. Vai, quanto è caruccio, eh? Allora andiamo a vedere un combattimento, eh? Prima però ci equipaggiamo anche gli altri. Iron, non ho più pallida idea di che cosa possa essere Iron. E siamo equipaggiati, vediamo dal menu. Vedete? Ognuno c'ha il suo equipaggiamento caruccio. E per le magie, il mago nero c'ha il fuoco e il mago rosso c'ha sleep. Vabbè. E quella curativa. La storia fondamentalmente è sempre la stessa, nel senso che dobbiamo andare a salvare una principessa, essendo noi i guerrieri della luce, e affrontare i combattimenti soprattutto. Quindi ce ne andremo in giro per il mondo a affrontare combattimenti, come in questo caso. Come sono strutturati i combattimenti? È possibile combattere con attacco normale, fight. Con magic è possibile scegliere... Ma intanto combattiamo. Con magic le magie, naturalmente. Drink, non me lo ricordo sinceramente, penso per bere qualcosa. Item per scegliere l'oggetto e run per scappare. Una cosa, bisogna saper gestire gli attacchi, perché nel caso in cui se io dovessi attaccare il primo ed ucciderlo e dare il comando al secondo, sempre attaccare sullo stesso mostro, ovviamente l'attacco del mago nero andrebbe a vuoto. Quindi bisogna gestire bene gli attacchi e indirizzarli. In questo caso farò una magia di fuoco a quest'ultimo. E questi attaccano il primo, perché non penso di ucciderlo con un sol colpo. Sta a guardare, eh? Perfetto. Classico. Infatti, a vuoto. L'attacco di fuoco al mostro che giustamente viene ucciso. E attacca a vuoto dell'ultimo, del mio ladro, perché non c'è più nessuno. Ah, in questo caso attacco qui,
Attacco qui, attacco qui e attacco qui. Dato che in teoria il guerriero toglie tanto, vediamo un po' se dovessi ammazzarlo ancora con un colpo solo. Appunto, quindi giusto così. Me la sono gestita bene questa. Questo ha tolto 3, quest'altro quanto gli toglie? 1. Mamma mia, sei leggerino però, eh? Vabbè, sto giro ci portiamo a casa il combattimento. Grande la fanfara. Ok, morto il mostro e ci dà esperienza e soldi. Soprattutto i soldi sono quelli che ci servono a noi. Ma pure l'esperienza. Ok, raccogliamo il malloppo e andiamo così. Girovaghiamo. Questo però, questi sono più cazzuti e noi scappiamo. Mettiamo run, vediamo un po' se riusciamo a scappare. Manco per cazzo. No, no, non può scappare. Non può scappare, non può scappare. E non può scappare. Porca troia. Cazzo. Dai. Mamma mia, siamo usciti a scappare. E imbocchiamo qua. Non lo vedo un posto tanto tranquillo, è un po' angusto, diciamo. Guarda come ci fa il culo questo, eh. Allora, qua faccio così, con questo curo un po' come posso il mago, e questo qui lo attacca. Ma ti toglie mezzo? Buono. Serve soprattutto che viene curato il mago. Ok. Quanto gli tolgo? Dagli 4. Questo adesso mi asfalta. Ho finito le magie, perché come vedete è possibile acquistare le magie, ma hanno un quantitativo. A destra c'ho 0, prima c'era scritto 2, quindi potevo lanciare 2 magie di fuoco, l'ho lanciate, adesso me la prendo in quel posto e col mago nero attacco fisicamente. E facciamo tutti attacchi così a cazzo. Ecco fatto. Il primo me l'ha seccato. Dai, tutti uno, voglia qua. Attacca. Ok, attacca, attacca, attacca. Ok. Ah, quasi, quasi. A forza di fa uno, non andiamo lontano, eh. Questo giro ci ammazza, sono sicuro. Madonna santa, che scandalo. Adesso tocca a lui. Apposta. Un altro in meno. Vediamo come finisce la nostra avventura subito, subito, eh. Giustamente. Non è che lo posso toccare sempre. Oh, giusto, giusto, giusto. E un altro in meno. Adesso è rimasto il mago rosso. Che... Vediamo un po' se scappiamo come codardi. Non possiamo scappare. Vabbè. Che posso fare? Mi curo. Andiamo avanti così. Ok. Morti. Vabbè, naturalmente appena iniziato il gioco non è che dovete andare subito a... a proseguire. Non è che si andava a proseguire così come i matti. Prendi, vai a far kamikaze, rasciavi contro il boss così. Si fanno i combattimenti, si alza il livello, si comprano le magie, si comprano
le armature, le armi e quant'altro, si potenziano i personaggi e poi dopo puoi andare a affrontare il boss. Adesso è solo per vedere, per far vedere il combattimento, insomma. E questo era Final Fantasy, il primo, in assoluto il primo gioco della saga. Buon gioco a tutti e bella